Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e allo stesso San Pio tutte le intenzioni per le quali intendiamo pregare, in comunione spirituale con tutti coloro che si affidano, che si uniscono spiritualmente a noi attraverso Padre Pio TV oppure Internet. In ogni parte del mondo. Preghiamo anzitutto per gli ammalati, gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà, quelle che vivono dei gravi lutti, le persone in cerca di un posto di lavoro, i carcerati, i peccatori e quelli che vivono lontani da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo per i nostri benefattori e per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per il Santo Padre Francesco, il Papa Emerito Benedetto, per il nostro Arcivescovo Franco, per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa. Preghiamo anche per la nuova evangelizzazione, per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo ancora per la Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio, e per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo. Per gli sposi desiderosi di avere un figlio, affinché per intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie vedano finalmente, e di Padre Pio vedano finalmente esaudite le loro accorate preghiere. Preghiamo ancora per le vocazioni, la santificazione dei sacerdoti, dei religiosi, delle famiglie, per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio, per la pace e la giustizia nel mondo intero, per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo. Preghiamo per i numerosi profughi costretti a fuggire dalla loro terra a causa della violenza, delle persecuzioni o della fame. Preghiamo ancora per coloro che in queste ore sono in viaggio affinché raggiungano felicemente la loro destinazione. Infine preghiamo per gli agonizzanti, per tutti i nostri cari defunti e ovviamente anche secondo le nostre intenzioni particolari e quelle di tutti i pellegrini che visitano il nostro santuario. Affidiamo oggi anche tutte le intenzioni che nell'arco di questa giornata sicuramente sono state affidate all'intercessione di Padre Pio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Pietro uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro ed osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Dalla Rosarium Virginis Mariae di Papa Giovanni Paolo II.
Contemplando il risorto, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia non soltanto di coloro ai quali Cristo si manifestò, gli apostoli, la Maddalena, i discepoli di Emmaus, ma anche la gioia di Maria, che dovette fare un'esperienza non meno intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. Preghiamo la Beata Vergine Maria perché ci aiuti a diventare santi, seguendo lei e Gesù sulla via dell'umiltà e dell'obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave.
Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo, dagli Atti degli Apostoli, Gesù si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Dalla Rosarium Virginis Mariae. Cristo è il Maestro per eccellenza, il Rivelatore e la Rivelazione. Non si tratta solo di imparare le cose che Egli ha insegnato, ma di imparare Lui. Ma quale maestra in questo è più esperta di Maria? Nessuno meglio di lei conosce Cristo, nessuno come la madre può introdurci a una conoscenza profonda del suo mistero. E possiamo immaginare che tale funzione ella abbia svolto per i discepoli dopo l'ascensione di Gesù, quando rimase con loro ad attendere lo Spirito Santo e li confortò nella prima missione. Preghiamo la Vergine Maria affinché resti sempre con noi per guidarci a una più profonda conoscenza di Gesù lungo la missione della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli congregati in preghiera nel Cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli: mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Dalla Rosarium Virginis Mariae. La Pentecoste mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita col Maria, ravvivata dall'effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come degli altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Preghiamo la Vergine Maria affinché la nostra vita di preghiera sia assidua e ci ottenga la grazia della sapienza per conoscere e vivere la verità e comunicarla agli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria Santissima in corpo ed anima al cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù pregava dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Dalla Rosarium Virginis Mariae. Maria dovette fare un'esperienza intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. A questa gloria che con l'ascensione pone il Cristo alla destra del Padre, ella stessa sarà sollevata con l'assunzione, giungendo per specialissimo privilegio ad anticipare il destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione della carne. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti a restare sempre suoi fedeli devoti e testimoni coraggiosi di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Dall'Apocalisse di San Giovanni. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Dalla Rosarium Virginis Mariae.
Coronata di gloria, Maria rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione vertice della condizione scatologica della Chiesa. I misteri gloriosi alimentano nei credenti la speranza della meta escatologica verso cui sono incamminati come membri del popolo di Dio pellegrinante nella storia. Ciò non può non spingerli ad una coraggiosa testimonianza di quel lieto annunzio che dà senso a tutta la loro esistenza. Preghiamo la Vergine Maria, confidando in lei quale nostra Regina e Madre Celeste, affinché ci sostenga e ci conforti in ogni nostra necessità spirituale, temporale e fisica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, Dulcis Virgo Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre inviolata, prega per noi. Madre intemerata, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di venerazione, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della giustizia, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Dimora dello Spirito Santo, prega per noi. Vaso degno di onore, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre di Avorio, prega per noi. Tempio d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi,
prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina dell'ordine serafico, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Beata Vergine orante con gli Apostoli nel Cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra Madre per portare al mondo con la forza dello Spirito il lieto annunzio della salvezza per Cristo nostro Signore. Preghiamo ora secondo l'intenzione del Santo Padre per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Affidiamo la Chiesa, il Santo Padre, le nostre famiglie, le nostre comunità, il mondo intero, alla protezione sollecita di San Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Papa Giovanni Paolo II. Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri, nei sofferenti, il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Paolo II. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione.
Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Andrò a vedere l'audì in cielo, patria mia. Andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì. E il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Buona e santa notte a tutti.